Buongiorno mister, cominciamo questa conferenza stampa pretrasferta di Cremona con la domanda di Reseno Sposato. Domani un'altra gara fondamentale per il proseguo della scampionato. Cosa dobbiamo temere di più? La voglia di riscatto della Cremonese, reduce della sconfitta interna con il Benevento, oppure le nostre assenze, Canutè, Assenzio e altri? Innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ma più che temere, bisogna tenere alta la concentrazione su tutto ciò che l'avversario metterà in campo, quindi la settimana per noi è sempre fondamentale per proprio preparare la gara nel miglior modo possibile, quindi ogni avversario ha le sue forze, ha le sue caratteristiche, dobbiamo essere bravi nel mettere i nostri ragazzi nelle condizioni di poter affrontare la gara più, con le idee più chiare, insomma, questa è la cosa più importante. Pier Giorgio Giorno, mister, archiviata la bella vittoria di sabato scorso contro la Virtus Entella, venerdì a Cremona, guardando la classifica, inutile nasconderlo, sarà un match per il Cosenza dove la posta in palio sarà altissima. Come ci arrivano i suoi calciatori? Sì, quello che dicevo, ho detto l'altra volta, l'unico problema è la classifica, perché la classifica devi sempre rincorrere, se fai un passo in avanti devi stare attento a non farne due indietro, quindi la cosa importante è restare il più possibile aggrappati, insomma, a questa salita e cercarla di scalarla giornata dopo giornata. Quindi il temere di questa gara, ma temere, si rispettano gli avversari, si rispettano, ripeto, le loro caratteristiche, i loro punti di forza, ma bisogna andare con la giusta convinzione e soprattutto con tanto cuore in campo, insomma. Francesco La Luna, le assenze di Asensio e Canutè peseranno il doppio dopo 3 mesi in attività, come pensa di gestire i cambi? Allora, io durante la settimana, quando le assenze, lavori chi hai a disposizione nel miglior modo possibile, ho la fortuna di avere una rosa molto ampia, l'ho detto l'altra volta, con ogni giocatore di questa rosa ha delle caratteristiche importanti che fanno al nostro caso e che si sposano con le mie idee, quindi io non vado a guardare le assenze, dispiace non avere elementi della loro forza, però assolutamente io preparo la settimana con chi ho a disposizione, cerco io e lo staff, cerchiamo di metterli di dargli le giuste nozioni per poter affrontare la gara nel miglior modo possibile. Franco Segreto, attacco ridotto ai minimi termini con la possibile assenza di Masciac oltre ad Asensio squalificato. Possibile un cambio di modulo con un centrocampo più robusto? Ma ripeto, questa squadra può giocare in qualsiasi modulo. Ovviamente io ho sposato una strada insieme ai ragazzi. Avanti abbiamo qualche assenza, ma abbiamo preparato appunto per questa settimana proprio per ovviare a queste assenze, per farci trovare pronti in tutte le difficoltà che la gara può riservarci. Insomma. Fabio Mandato, tatticamente potrebbe essere una gara molto bloccata? Ma tatticamente le gare si preparano, come dicevo l'altra volta, noi cerchiamo di preparare la gara cercando di fare sempre noi la gara anche in non possesso, quindi gestire i momenti, gestire anche la pressione dell'avversario, saperla gestire questa, ed è fondamentale il lato mentale è dovuto dall'unione di intenti. Durante la settimana alleniamo proprio questo, alleniamo le fasi, insomma, di difficoltà che può portare, insomma, una gara, e quindi se siamo bravi in quei momenti faremo una grande gara, insomma. Pippo Gatto, venerdì è, come si dice in questi casi, uno scontro salvezza, anche se ogni gara ormai è uno scontro salvezza. Alla luce del fatto che lunedì, dopo 3 giorni, si gioca di nuovo, attuerà un mini turnover? Ma si va avanti, la settimana valuto fino a oggi, ho la rifinitura, ancora c'è da sciogliere qualche dubbio. Io durante la settimana non alleno una formazione tipo, anche perché questa squadra, tutti gli elementi fanno parte della formazione tipo, quindi parlare di turnover o meno
Per me ogni domenica, ogni giorno va in campo chi vedo meglio durante la settimana. È normale, poi nella partita ravvicinata lì andremo a valutare un po' le forze. Sicuramente avendo una rosa ampia mi è tutto più facile, insomma, ma la cosa fondamentale è tenerli tutti sulla corda e sono contento perché loro hanno capito questo messaggio e stanno pedalando nel modo giusto, tutti per una direzione. Ha già risposto alla domanda sempre di Pippo Gatto su cosa temi di più dei grigiorossi. Passiamo a Francesco De Filippo. Se c'è un difetto da attribuire a questa squadra nella stagione in corso è la poca continuità, sia di prestazioni che di risultati. Trovarla adesso diventa fondamentale. A Cremona vedremo lo stesso Cosenza arrembante e determinato visto con Lentella? Noi stiamo lavorando su questo, sappiamo che c'è da crescere. Perché comunque ci sono stati anche aspetti negativi della gara scorsa e ci abbiamo lavorato molto in questa settimana. È normale che bisogna seguire un'idea e confermarla partita dopo partita. E quindi poi di certo per noi ogni partita è importante. Ogni partita, l'ho detto, sono per noi 10 finali, ma i ragazzi le finali vanno affrontate con testa, soprattutto con la testa, con equilibrio, e questa è una cosa per me fondamentale. Grazie mister, forza lupi. Grazie a voi, forza lupi sempre.